E continuiamo, continuiamo la nostra storia. Ma ormai tornare alla nostra casa c'era qualcosa di confortante nell'energia per vedere le stesse persone giorno dopo giorno. Ma dopo l'intensificarsi degli attacchi degli mutanti, la stanzione era in due dalla mattina. Avevo una madre e non immaginavo cosa sarebbe accaduto al mattino in cui Hunter, l'amico dell'amico dell'amico, arrivò alla barricata. Vediamo. Niente Niente tetri tetri qui. solo la Solo solita la freccia solita delle freccia delle gallerie. gallerie. Anche se non Anche li se vedi, non li vedi, i tetri i sono qui. tetri sono qui. La loro arma arma è la questa paura. Questa Hanno fucile fatto può fare fucile saltare saltare attraverso attraverso le le gallerie. gallerie. Qui già c'eravamo prima, ma non capisco perché ci fa ripartire da qui. Passo successivo Quindi della simulazione. Hai mai sentito parlare sarà un della bug. stessa confidenza? Era Era una notizia per te. L'abbiamo persa. Partiamo dall'ultimo checkpoint praticamente. Grazie, Alex. Evidentemente non si è Se volete salvato. andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. Bravo. E trascinerò Difenderò con le unghie e con i me denti. parecchi di quei tuoi Stiamo nuovi avanti, uomini. Pensi di essere nel vecchio film, poi? Guarda tutto. Bravo, C'è buon 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi, con la mente distrutta. Oddio mio. E qui era dove eravamo rimasti più o meno. Adesso ci dirigiamo verso la galleria. Eccoci. Siamo tutti morti, qui c'era il pazzerello che vede le ombre. E qui si continuava. Quindi dovevamo ripartire da qui praticamente. Il buon Hunter qui che ci salutava. Lo sa il diavolo, il diavolo cosa sta succedendo là fuori contro il pericolo. Lo sa il diavolo, sì. Devo andare in ricognizione. Ma pure Gesù, ascoltami bene, Artyom. Se non sarò che è suo amico. Vai alla stazione di Polis e cerca un tale di che è suo padrone. Spiegagli quello che gli è successo e raccontami cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Mika, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Sì, ragazzo, lo so, possiamo andare avanti, gentilmente. A qualunque costo, sì. Dobbiamo eliminarla, è chiaro? Certo. Hunter non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare in Neopolis, ma avevo dato un altro comando. Venni a sapere che la caravana sarebbe partita da loro di domani, e chi aveva bisogno. E andiamo a fare il volontario, dai. O di volontariato. Era ora. Era ora. Te la sei presa comoda come al solito. Prendi la tua Prendi roba, la tua roba e vai al binario. Gli altri ci, Gli altri stanno, ci stanno aspettando. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì. E cerca, e di, non cerca di non scordarti nulla, Artyom. Si può andare ordine a pagliarci qua. Prendiamo i nostri appunti. Naturalmente spegniamo la luce della cameretta. Chi l'ha letto? Cosa? Qui. Proviamo il nostro I want to believe. Andiamo. Mi dispiace Artyom, questa parte della stazione è temporaneamente isolata. Solo le guardie sono autorizzate a passare. Ah no, vabbè, allora non mi interessa. Ciao. Facciamo che fumo. Poi c'è. Gente che chiacchiera. T'ha posto. Che ci sei incazzato. Ciao. Fuma, fuma, va. Vede, va bene. C'è il bambino che gioca. Cucciolo. Ecco. Sì, si disegna la casa dove vorresti vivere. Prova. E poi non ci andrai a vivere. Ci sono delle urla. Chi è questo? La macellaia qua. Quanto è bella la donna macellaia. L'uomo più ricco del mondo. Chiudere il diario. Ma quale diario? Vediamo, non ho capito.
Infatti, se ci sono le barcasse della Maiolai all'opera, dai. Vuol dire che si sono organizzati bene qui, ragazzi, no? Eh sì, non si lava, gente, non si lava nemmeno la bocca quando parla degli altri, figurati, credo. Ciao, ciao, fratelli miei, ragazzi. Qua c'è una donna che sta pulendo, una donna di casa, una famiglia di casa. La donna della famiglia di casa, ecco, che si lamenta. Sì, signora, fammi passare. E levati tu da piedi. Questa catapecchia qui, vediamo dove ci porta. No, qua c'è la riunione, c'è una consegna al bambino qui. Qua c'è qualche comizio. Tutti i fratelli pelati miei qui, che ascoltano. Qua ci sono le carceri. Degli stronzi infami traditori. Che c'è? Sta zitto, che vuoi? Spara, la mia. E infatti noi non siamo ladri. Andiamo. E infatti, che cazzo, dai. Beh, cioè, diciamo, dai, una bella community. Differenza che qualche altro gioco di merda, dai. Amico, dimmi qua. Vediamo, possiamo personalizzare, devo aggiungere uno slot. Vediamo, no. Non si può fare, quindi. Sì, direbbe un bel canne mozze, vediamo. Non ho capito però, se me lo fai acquistare. Una bella scopetta. Questo è la Lupara, penso che non sia disponibile, no? Niente, l'amico è qua. Dobbiamo cercare. Eccolo qua, Exchange. Fratello, che è successo? Cosa? Vabbè. Ma dipende da cosa scambi. Puoi usare i proiettili di grado militare nei chioschi di scambio per acquistare altre munizioni sporche per le tue armi. Ma non mi interessano le munizioni, Dio santo. Io voglio un cazzo di fucile. Bellissimo. Vabbè, prendiamo questi. Ne andiamo diretti, allora. Tendo se, ok. Ciao. Ottimo affare. Beh, per te sicuramente. Facciamo leggere il libro, ovviamente, mentre. 2033. Qua c'è l'imbecille che mi aveva. Dov'è il tuo equipaggiamento? All'armeria e prendi quello che ti serve. Ma là sei stupido veramente, si sono già andato all'armeria qua. Non c'è un cazzo di fucile, torniamoci. Maledizione. Cazzo, riproviamo, personalizzo. Non mi interessano queste cose. Mi serve un fucile. Non me lo fa prendere. Niente, babbo, ho capito, prendiamo la mira. La mira è 25. Va bene. Non possiamo acquistare. Non abbiamo niente. Un silenziatore non si può fare nemmeno. Non si può fare nemmeno niente. Maledizione. Che cazzo dobbiamo comprare qua, Zasotti? Questo che bello. Possiamo acquistare un bel niente. Qui c'è un'altra armeria, forse. Andiamo.
possiamo andare. Ma quei bunker erano stati qui adesso. Proviamo ad andare da qui. Fammi passare, levati. Maledetto. Forse dobbiamo abbivarci qui. No. Qua non possiamo passare. Maledizione. Evidentemente l'equipaggiamento di cui parla il tizio, forse devo andare qui. Ecco. Ecco, ecco. Ciao Artyom. Ciao, bello. Eccoci, eccoci. Salve Artyom. Hai bisogno di armi? Hai bisogno di armi? Sì, beh. Direi di sì. Discreto. Mi interesserebbe qualcos'altro che ce l'hai. Vediamo qua. Qui è per giocare. Beh, vabbè dai. Spara raffiche brevi. Spara raffiche brevi. Prendi anche delle munizioni. Grazie per l'aiuto. Ecco un caricatore universale per la batteria. Grazie mille. Infine una maschera antigas. Indossala se attraversi delle zone radioattive. Dovessi salire in superficie. Kit di pronto soccorso dell'esercito. Beh, è praticamente Natale. Okay. Hai tutto quello che ti serve. Prova l'arma nel mio poligono di tiro. Ehi, cerca di non esporti troppo. Proviamo un po', dai. Ok, qui adesso non riusciamo a far adattare a questo vermigiotto. Niente, credo che stiamo sperando solo munizioni. Proviamo le bottiglie. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ricarica, finiamolo tutto ormai. Otto. No, beh, prendiamo quelli più grossi. I pesci grossi, prendiamo i pesci grossi, non prendiamo sti cani sciocchi che girano sul web sparando stronzate, non mi finire. Ok, ok, sì. Che cazzo, perfetto, direi che la provo a finire qui, dai. Ciao bello, so che c'è, non c'è nulla che ci interessa, dai, almeno qui, no, infatti, ciao amici, possiamo andare, credo, dai. Pensi che un giorno riuscirò a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire. Non sono mai stato, l'ho vista solo io, Mosca è sparita, Mosca è sparita, presto faremo la stessa fine anche noi. Infatti. Ma c'è un altro fratello pelato che suona la chitarra. Sì, sì, è tanto bello, però. Ciao Artyom. Ciao Artyom, come stai? Tutto bene, grazie fratello. Devo andare. La cattedrale. Ci sono. Qua ci sono certi personaggi di YouTube e del web, guarda che mangiano, che si cibano. Guarda che quanti sono belli. Sì. Compagnia della merda. Vediamo qui dove sono gli altri. Credo. Siamo qui, ecco.
Stupido, ti ho visto. Salve. Ecco. Salve. Allora sei pronto? Allora sei pronto a partire? Prontissimo. Sei pronto? Sei pronto? Andiamo allora. Andiamo allora. Andiamo. Luigino. Andiamo. Ehi ragazzi, siete diretti a Riga? Sì. Me lo date un passaggio? Me lo date un passaggio? Certo. Certo. A chiave, a chiave. Non c'è problema. Andiamo allora. Sali. Sali su. Via questo. Non vuoi l'idiota che ci dà la volta, non viene. Che Dio siamo di qua. Allora, sei pronto a cambiare aria? Almeno finché durante il viaggio sarà divertente, sarà divertente. Che sarà fuori ancora, giusto? Potendo di dare una testata, guarda. Per la prima volta lasciavo la mia stazione e la sorriso. Mi preoccupavo. Gli avevo detto che mi sarei tornato dentro casa. Ma anche contava su di te. E anche noi contiamo su di te. Facendo il giro dei miei fornitori. Devi aver visto un sacco di posti allora. Cialea, il mercato è proprio accanto a Rista ed è una stazione grande. Andavo regolarmente a Polis, ma ultimamente per arrivarci devi avere una gran fortuna. Può essere membro dell'ANSA. L'ANSA aggancia nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni. Ma non vede di buon occhio i tuoi stieri. E se non è l'ANSA a crearti problemi, devi vedertela con i rossi, gli imperialisti o i normali partiti. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. È bravo. E tu vuoi scannare fra di loro? Ma se fino a quando si scannano fra di loro non rompono i coglioni, noi siamo tutti tranquilli. Che succede, Peter? Ehi. Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi della Alexeyevskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dovremmo usare la galleria di servizio per attirare l'Alexeyevskaya. Beh. Cazzo, io la odio questa galleria. D'accordo, Peter. D'accordo, Peter. Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Cosa di strano? Beh, è una galleria normale, forse meno illuminata delle altre. Ci sono passato l'altro mese. Non mi piace. Non mi piace questa cosa. Chissà perché non ti piace. Fate buon viaggio. Grazie. Intanto abbiamo preso l'arma in mano. Andiamo un po' qua. Se mi aiutate a spingere la leva, ho visto il primo animaletto qui. Muoveci più in fretta. Guardaci le spalle, Arco. Certo! Arriveremo a Riga in me che non si dica! Questo è. Dobbiamo uscire da qui al più presto. Quando ci sono loro, fa questo posto fa paura. E poi mi fanno tanto. Loro? Loki! Non li senti piangere? Come sarebbe? Loro? Che cazzo è successo? Questo sarebbe il tetro. Siamo praticamente dentro
un'allucinazione. Tetrica, un'allucinazione tetrica. Cosa sono morti tutti qui? Tutti svenuti. Sveglia! Idiota! Coglioni, dai! Ecco appunto, inutile come te. Oh Cristo di Dio, Cristo, no, santo Dio, abbiamo bene della munizione, Cristo santo, no, no. Sto coglione qua. Cristo santo. Morda di mostri qua. Indemoniati. Dio santo. No, dai, levati, oh. Ragazzo, levati. Capito, risparmia il cazzo. Qua si avvicinano. Sono fottuti. Dai, porca droga. Ma cosa ci abbiamo fatto? Santo Dio. Ho bastardo qua ucciso. No, grazie. Che cazzo è successo? No. Oddio. Non ci ha ucciso, però diciamo che ci ha fottuto praticamente. Beh, non posso fare praticamente più nulla. Sono i comandi del gioco. Provo a scappare. Non so dove. Ci proviamo. Mentre ci sparano di sopra con le nostre compagne. Bruciare tutti sti bastardi. Grandi cazzo. Sembra che ce l'abbiamo fatta, dai. Non ci sembra. Cristo santo. Bene. La stazione di prima tappa del mio. Ma la carovana. Così, prima di separarci, brindammo alla nostra presenza. La vodka non dissipò ancora l'idea di proseguire fino a fuori senso. Ma di lì a poco mi sarei inaspettato di trovato in compagnia. E scopriremo nel prossimo episodio chi è questo tizio assai poco raccomandabile.